Do I have a life? Innanzitutto una domanda a noi stessi. Infatti all'inizio volevamo intitolarlo Do You Have a Life? Perché ci piaceva attivare nelle persone che ci frequentano una riflessione sulla loro vita, su quanto la loro vita coincida, sia allineata con i propri desideri, con le aspirazioni che ciascuno ha. E poi abbiamo capito che in realtà questa domanda è una domanda molto nostra e quindi prima di farla agli altri dobbiamo farla a noi stessi. E ci siamo trovati tutti quanti in un periodo della nostra vita, come diceva il sommo poeta, nel mezzo del cammino di nostra vita, a farci questa domanda per capire se appunto facciamo le cose che davvero vogliamo. E quindi questo lavoro è nato proprio da questo momento di riflessione anche un po' esistenziale su che cos'è la nostra vita. Direi che siamo passati dal periodo dei grandi synth, dei synth analogici, dei suoni molto grossi, al periodo invece minimale, in cui l'onda sonora si restringe, e quindi l'idea di questo disco è stata proprio quella di accorciare le onde, in modo da avere dei suoni molto compatti, molto piccoli e anche fastidiosi. Infatti è una scelta un po' rischiosa. E questa volta abbiamo avuto l'idea di andare un po' al di là dell'immagine. Non è più l'immagine, ma è la sottrazione dell'immagine. L'immagine alla fine è composta da tanti pixel, da tanti piccoli frammenti di luce, e quindi l'idea è proprio quella di ricreare sul palco, sull'avanti palco, uno spazio in cui il contatto è col frammento visivo, quindi non con l'immagine composta, ma col frammento che compone l'immagine, un po' quello che è il nostro suono, quindi il frammento che magari può comporre una melodia. All'inizio volevamo registrare questo disco a Ibiza, quindi avevamo già organizzato tutto quanto per stare 3 mesi a Ibiza. Poi Samuele e Pissi sono andati in Ava Scoperta, hanno fatto le aperture dei locali a giugno e in 3 giorni hanno capito che quello davvero non poteva essere il posto in cui noi registravamo il nostro disco. E quindi c'è proprio stata questa scelta di ritirarci, di staccarci dalla città, di staccarci dal nostro network, per stare un mese insieme, isolati, noi tre con Marco Bertoni, che è il produttore di questo disco,
e vivere proprio questa esperienza di lavoro continuo, ognuno con i suoi ritmi, però tutti insieme 24 ore, e proprio gustare il suono che nasceva poco alla volta. Ed è una cosa che puoi fare attraverso il silenzio, attraverso la riflessione, non attraverso il casino.